Sì, esatto, le persone si collegano, quindi direi che ci siamo. Ciao Marianna, come stai? Bene, diciamo che siamo in una fase molto molto attiva, molto più di prima, e quindi nonostante ci sia da pedalare, io sono molto molto contenta. Ti volevo. Bene. Sì, ci tenevo particolarmente a fare questa diretta perché in questi mesi, in questi ultimi 60-70 giorni, ci siamo accompagnati un po' all'interno del gruppo, all'interno delle dirette, all'interno dei contenuti per capire come affrontare questo drammatico momento che assolutamente non è ancora passato, ma è decisamente migliorato. E abbiamo trattato tutta una serie di argomenti per gestire al meglio questo momento di passaggio, per stare collegati ai clienti, per capire quale tipo di attività fare, come poter mantenere quella relazione col cliente che crea quel debito comunicativo, no? Come l'abbiamo chiamato anche la diretta scorsa. Cioè io ho un debito comunicativo, il cliente ha un debito comunicativo nei confronti della mia struttura, della mia persona e quando si potrà ripartire sicuramente se deciderà di andare in vacanza potrò essere uno dei suoi primi interlocutori, al netto ovviamente di tutte le difficoltà che anche i nostri clienti stanno vivendo, no? Quindi se ho le ferie non le ho, se ho sono in cassa integrazione, se ho avuto alcune difficoltà familiari dovute ovviamente dal contagio che sono stati nei mesi scorsi. Quindi abbiamo ragionato insieme nelle settimane, nei mesi scorsi, su come mantenere attiva l'attività all'interno delle nostre strutture per essere pronti alla ripartenza. Poi siamo entrati in una seconda fase e la seconda fase era quella di decidere se aprire o meno la struttura in funzione anche del numero di prenotazioni, del numero dei contagi, della possibilità di avere o meno lo staff a disposizione, delle insicurezze anche della normativa legale. Come sappiamo, l'INAIL negli ultimi giorni finalmente ci ha rassicurato sul fatto che il contagio non sarà considerato infortunio sul lavoro, quindi sicuramente ci siamo scrollati di dosso una spada di Damocle che era molto forte per la gestione delle strutture. E quindi diciamo che piano piano tutte le cose sono tornate o stanno tornando al loro posto. Ovviamente, ora la grande difficoltà, il grande timore, ne parlavo guarda, anche stamattina con un cliente prima della diretta, con un amico, è capire quanti e quali clienti saranno poi presenti in struttura nel momento in cui si deciderà di aprire. E quindi diciamo che siamo ripiombati immediatamente nella tematica più importante, che è quella dedicata alla vendita. Quindi, affrontato il periodo di estrema crisi, mantenuto la relazione con il cliente, deciso o meno se aprire o meno la struttura, e lì ovviamente bisogna affidarsi ai numeri, bisogna affidarsi ai propri consulenti, bisogna capire N scenari, o meglio tre scenari, ne abbiamo già parlato anche in passato, quindi uno peggiore, uno medio e uno leggermente positivo, e capire che qualsiasi sia lo scenario in cui dovrò inserirmi, quale sarà la sostenibilità economica della mia famiglia e della mia azienda. Quindi passata anche questa fase, siamo al 22 di maggio, è giunto il momento di capire che se hai deciso di aprire, se hai deciso comunque di affrontare questa stagione estiva che sta inevitabilmente complicata e difficile e sicuramente piena di insidie, adesso dobbiamo mettere al centro le vendite. Quindi siamo obbligati a prendere in mano la decisione, continuare per la nostra strada e preoccuparci di vendere. Questo perché? Perché qualsiasi aiuto potesse arrivare dallo Stato, dal Premier Conte o comunque dall'amministrazione che gestisce questa unità di crisi, saranno comunque insufficienti. Qualsiasi aiuto ci sarà comunque insufficiente se non avremo all'interno delle sue strutture un numero minimo di clienti che potrà mantenere in equilibrio i conti dell'azienda e consentirci di traghettare la stagione estiva per arrivare a settembre-ottobre e poi ripartire con l'anno successivo o continuare se la struttura è una struttura annuale che quindi potrà lavorare anche nel periodo invernale col capodanno e per ripartire nel 2021. Quindi gli aiuti, ben venga, che siano pochi, che siano molti, diciamo che è una cosa che non possiamo controllare in nessun modo, è una cosa che non possiamo governare, ma quello che dobbiamo fare, possiamo fare invece è approcciarci sulle vendite. Assolutamente. Diciamo che secondo me interveniamo proprio in un momento topico, in termini anche proprio di veicolazione del traffico, del flusso, proprio anche dell'andamento delle richieste di preventivo e prenotazioni effettive. Diciamo che quello che ho notato io, un po' per come è andato tutto il periodo, ci sono state diverse reazioni da parte degli albergatori. E tutti quelli che ho sentito mi hanno sempre detto: guarda Mariano, sto seguendo tutti i webinar possibili, qualsiasi diretta, qualsiasi consulenza, me le sono seguite tutte, però ancora non so. Quindi c'è sempre stato un grande punto interrogativo, ma la cosa che mi ha stupito è che tutti mi dicevano: non ne posso più di questi webinar, di queste dirette, ma comunque io continuo a seguirle perché la speranza c'è. E quindi comunque diciamo che un barlume, una luce in fondo al tunnel, tutti quanti la vedevano.
In questo periodo cosa è successo? Che molti albergatori hanno reagito in maniera completamente diversa, c'è chi si è spaventato e quindi è rimasto un pochino immobile davanti a tutto quello che poteva essere successo e sta succedendo attualmente, c'è chi invece ha fatto finta di nulla e quindi è andato avanti imperterrito, c'è chi invece magari ha agito con costanza, magari con i piedi di piombo, diciamo, e però comunque è riuscito nel suo piccolo a fare tanto. Quindi noi abbiamo comunque dato diversi consigli in stile comunicativo, termini di azione da intraprendere, lavorare sui database, un po' tutto quello che ci siamo detti durante la scorsa diretta per quanto riguarda la parte social, assolutamente. Ora però diciamo che anche chi è stato fermo, perché ribadisco, non c'è stato un atteggiamento sbagliato, un atteggiamento giusto, nel senso che è stata una cosa talmente grande, più grande di ognuno di noi, che ognuno nel suo piccolo sono sicura che ha fatto tutto il possibile, tutto ciò che aveva il potere di fare l'ha fatto. Assolutamente. Assolutamente, quindi non c'è un metodo sbagliato, un metodo giusto. Dico solo però che adesso, se prima già era fatica riuscire a riempire la stagione in maniera omogenea, in maniera continuativa, perché non è più come magari 50 anni fa che a giugno avevi già tutto l'albergo pieno fino a settembre, purtroppo non è più così. Ora c'è bisogno di qualche aiuto in più. Questo aiuto chiaramente riesce a darlo una piattaforma online, quindi una sinergia di strumenti, di visibilità che prima non si potevano avere, comunque quando c'era solamente il cartaceo. Quindi adesso bisogna utilizzare questi strumenti e sfruttarli nel migliore dei modi. Infatti poi anche più tardi riusciremo a vedere anche qualche spaccato, qualche export di dati di come il flusso delle prenotazioni si stia riprendendo anche in quest'ultimo periodo. Quindi diciamo che bisogna lavorare su più fronti, comunicare positività, ma anche riuscire chiaramente poi, come dicevi anche tu Marco, portarle poi in casa queste prenotazioni, perché altrimenti non si riesce a trovare il giusto equilibrio, chiaramente. Sì, dobbiamo partire da un assunto di base fondamentale prima di entrare nella materia che volevo condividere con tutti. Allora, noi ovviamente abbiamo un osservatorio particolare. Grazie a Mister Preno, grazie al CRM, abbiamo un numero molto ampio di strutture che ci consentono di vedere dei dati aggregati sia base Italia sia per ogni regione, quindi dall'Emilia Romagna, la Calabria, la Val d'Aosta, il Veneto e tutte le regioni italiane. Dal nostro osservatorio abbiamo visto che il cambio radicale nella testa delle persone, nella mentalità delle persone, è avvenuto esattamente il 18 di maggio. Cosa è successo il 18 di maggio? Il 18 di maggio, frutto ovviamente della comunicazione del Premier Conte, sostanzialmente del Liberi Tutti, quindi di anticipare l'apertura dei ristoranti, dei bar, dei parrucchieri, di tutte le attività, nella testa delle persone si è entrati in una fase, non due, ma in una semplice fase di avvicinamento alla normalità. Questo perché? Perché se ci pensiamo, in realtà al 4 di maggio, che era l'inizio ufficiale della fase 2, in realtà non è cambiato assolutamente niente. Ovvero qualcuno è andato forse a lavorare in ufficio che prima non ci andava, ma non si poteva fare altro se non lavorare, fare la spesa e tornare a casa. Non potevamo bere un caffè, non potevamo mangiare una pizza, non potevamo andare al barbiere. Dal 18 queste cose sono diventate possibili e le persone hanno automaticamente iniziato a ragionare sulle vacanze. Perché se io non posso andare a bere un caffè al bar, cosa che non era possibile fino a 6-7 giorni fa, come posso ipotizzare anche di chiedere un preventivo di soggiorno per una vacanza estiva che potrò fare a giugno, luglio, agosto, settembre? È mentalmente impossibile e mi sento dire che le persone avevano ragione a vivere questo tipo di sentimento. Dal 18 c'è stato lo switch. C'è stato uno switch, quindi le persone hanno capito che siamo entrati in una fase di rilassamento dal punto di vista delle manovre restrittive e quindi la vacanza poteva diventare un'attività possibile. Piano piano le regioni hanno aperto un po' le proprie direttive, hanno spiegato cosa si poteva fare. Sono molto orgoglioso del fatto che l'Emilia-Romagna, col presidente Bonaccini, è diventata, se vogliamo, un po' la linea guida generale. Sapete che il presidente Bonaccini è anche il presidente delle regioni, un po' il portavoce di tutte le regioni, quindi le linee dell'Emilia-Romagna sono diventate le linee guida nazionali, dove ovviamente ogni regione può stringere eventualmente queste regole, cosa che mi auguro assolutamente non verrà fatta. Il messaggio successivo è stato che dal 25 di maggio potranno riaprire palestre, piscine e di conseguenza anche le piscine all'interno delle strutture ricettive, quindi diciamo che piano piano le attività stanno tornando a una normalità. Qual è la grande difficoltà? L'albergo non è un barbiere, con tutto il rispetto del barbiere, ovvero il barbiere se decide di aprire, accende le luci, il titolare o i suoi collaboratori iniziano a fare il lavoro e l'azienda riparte. L'albergo non è così, l'albergo ha un processo di messa in moto molto più ampio, che da una parte è tutta la normativa burocratica e gli adempimenti, dall'altra è reperire tutti i vari collaboratori dipendenti per ogni reparto e in ultima analisi i clienti.
ovviamente prenotare un soggiorno ha una finestra prenotativa molto più ampia che prenotare un tavolo al ristorante o un posto da bere. Quindi l'albergo ovviamente ha un onere molto più grande perché deve mettersi in moto. Quindi diciamo che la diretta di oggi e i prossimi contenuti che vorrò condividere da oggi in poi nel nuovo mondo in cui siamo proiettati saranno quelli per cui è nato il gruppo, quindi esclusivamente parlare di vendita camere e farlo in maniera diretta, quindi capire quali sono tutte le strategie che inevitabilmente oggi sono diverse dalla stagione 2019 per aiutare al massimo tutti gli amici, gli albergatori e le strutture civiche che hanno deciso di tuffarsi in questa particolare stagione estiva che ormai è arrivata, siamo il 22 di maggio, quindi i tempi per decidere mi sento di dire che sono ampiamente terminati. Perché partiamo dai social? Partiamo dai social perché? Perché abbiamo fatto un appuntamento qualche settimana fa, sempre qui con Marianne e con Riccardo, e i social ci hanno accompagnato in questo periodo di chiusura. I dati, e come dicevo prima, sono una persona molto legata ai dati, quindi il marketing per me non è creatività, ma sono dati che se debitamente sfruttati e stressati ci dicono la verità, vedono che al momento i social media sono il canale principale tramite il quale ricevere richieste e informazioni. Questo perché? Perché le persone sono pronte a entrare in questo nuovo mondo, ma ancora non hanno lo slancio di buttarsi sui motori di ricerca, su Google, e fare una ricerca cosiddetta consapevole, quindi cercare un albergo a Rimini, a Riccione, in Calabria, in Val d'Aosta. Ovviamente c'è una percentuale di persone che lo fanno, ma è ancora una percentuale ridotta. Al contrario, le persone dopo 60-70 giorni in cui sono state collegate costantemente H24 sui social, hanno maturato un'abitudine. Quindi è entrata in loro un'abitudine di utilizzare questo strumento ancora di più di quanto lo facessero prima. Non so se lo sapete, ma si dice, vari studiosi dicono che per creare una nuova abitudine bastano 31 giorni. Quindi se io come persona faccio un'azione ripetuta per 31 giorni, creo una nuova abitudine nella mia routine quotidiana, che sia fare sport, che sia legata all'alimentazione, che sia a un'attività lavorativa. Bene, queste persone hanno avuto un'abitudine per oltre 70 giorni di essere costantemente collegate ai social e oggi lo fanno ancora. Quindi vediamo che le strutture che stanno facendo campagne legate alla vendita, quindi non più comunicative come dicevamo prima, ma proporre un'offerta specifica, un periodo specifico, stanno entrando nella tasca delle persone, nella casa delle persone e li stanno stimolando a fare delle richieste e informazioni. Che poi queste richieste avvengono direttamente sul sito, vanno a generare una richiesta sui motori di ricerca, diciamo che l'innesco, la scintilla, oggi sono i social. E quindi voglio partire da questo canale e nessuno meglio di Marianna ci poteva assistere in questo perché appunto è la persona più esperta oggi all'interno di Social Plus, soprattutto all'interno dell'ambito turistico, che è quello che ovviamente non interessa. Quindi abbiamo preparato vari temi e il primo tema con cui volevo partire, Marianna, che volevo analizzare con te, era capire oggi cosa dobbiamo fare? Cioè dobbiamo ripartire, dobbiamo concentrarci sul comunicare, abbiamo detto che l'attività è quella di vendere, ma quale messaggio dobbiamo trasmettere ai nostri clienti? Quale messaggio fare? Cioè se prima li abbiamo accompagnati con dei video divertenti, con delle ricette, con delle live dove raccontavamo la nostra quarantena o comunque il nostro momento di disagio, oggi come bisogna comunicare? Cosa è cambiato dal 18 di maggio e quali modelli comunicativi dobbiamo ripercorrere, anche perché non dimentichiamoci che abbiamo perso 60 giorni di vendita, cioè quei due mesi che mettevano in cascina tanto fieno li abbiamo persi e oggi in qualche modo dobbiamo andarli a recuperare. Assolutamente sì. Diciamo che se prima da parte dell'utente non c'era un'aspettativa nei confronti degli albergatori o comunque delle comunicazioni standard, quindi nessuno si aspettava che comunque un albergatore riuscisse così ad entrare nella testa dell'utente, a coinvolgerlo, a mantenerlo attivo, addirittura richiedere, ci sono stati dei casi in cui è stato proprio l'albergatore a chiedere agli utenti cosa preferivano, cosa si sarebbero aspettati da un soggiorno da loro, cosa avrebbero potuto migliorare. In questo momento invece gli utenti hanno determinate aspettative da parte vostra, molte delle quali sono riferite al posso venire in vacanza, ma aprite o non aprite? Ci sarà una data definitiva? Come potrò venire in vacanza da voi? Ma riuscirò? Quindi diciamo che loro si aspettano, quindi l'utente medio diciamo si aspetta comunque da voi delle condizioni ben definite che rassicurino l'utente comunque per un soggiorno, spiegandogli passo dopo passo come sarà questa nuova modalità di approccio alla vacanza, perché chiaramente non potrà essere una vacanza vissuta come magari nel 2019 o negli anni passati, ma sarà una vacanza un pochino diversa, ma che non deve spaventare assolutamente. Quindi l'obiettivo primario è quello di riuscire a comunicare in maniera liscia, tranquillissima, come si evolverà un pochino il modo di
vivere un soggiorno in serenità, in tranquillità. Quindi le prime cose che si aspettano gli utenti sono proprio queste: comunicare in maniera positiva, senza fare nessun allarmismo, senza fare nessun riferimento a condizioni politiche, scientifiche, di questo ne avevamo anche già parlato, quindi non sfociate in cose che non vi competono, perché chiaramente ognuno ha il proprio lavoro e io diciamo che sono sicura che l'importante in questo momento è semplicemente rassicurare le persone e fare in modo che si sentano sicurissime di poter venire in vacanza da voi in tutte le modalità, diciamo, del caso. E quindi bisogna anche, diciamo, esortarli, comunque richiedere un preventivo, anche semplicemente richiedere un'informazione. La comunicazione in questo è molto molto importante. Se magari l'utente prima richiedeva un preventivo attraverso delle OTA piuttosto che il sito o tramite newsletter, ora ne abbiamo anche già parlato, il contatto caldo, quindi una chiamata, un messaggio su Messenger, una comunicazione one to one, anche proprio a voce, diciamo, è sicuramente prediletta, ma non soltanto diciamo, nell'ultimo periodo, ma proprio anche negli ultimi mesi si è avuta questa conferma. Quindi diciamo che qui, in questo momento, la comunicazione è ancora più importante. Esatto, Sono ovviamente è una d'accordissimo. comunicazione diversa rispetto a prima, oggi deve essere una comunicazione volta alla vendita, cioè dobbiamo andare al punto. Le persone, se vi contattano, vi scrivono, hanno un grado di consapevolezza enorme. Cioè, chi fa una richiesta oggi di soggiorno per una vacanza estiva sa perfettamente che veniamo da una pandemia, che veniamo da una situazione restrittiva, sappiamo, segue i contagi tutti i santi giorni sui siti ufficiali, quindi sa perfettamente cosa succederà e sa anche che la vacanza sarà una vacanza sicuramente bella, sicuramente gradevole, ma con un minimo di differenza rispetto a prima, non le chiamerei neanche restrizioni, no? Quindi il classico distanziamento Esatto. sociale, sanificare gli ambienti, pulirsi le mani frequentemente, l'avere la mascherina negli ambienti comuni, anche questa è una cosa che non ci deve spaventare, no? Chiunque oggi va a fare la spesa, va a fare una commissione, la mascherina la deve mettere e quindi sarà anche la stessa cosa in albergo. È anche vero che il soggiorno verrà fatto, nel migliore delle ipotesi, almeno tra 20-30 giorni e se la curva epidemiologica, i contagi continuerà a scendere come sta facendo nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, sicuramente mi auguro che anche queste norme saranno leggermente rallentate, però facciamo che rimangano identiche oggi, il cliente ha piena consapevolezza. Legato a Esatto. questo, una cosa fondamentale, e qui vorrei che ognuno di voi lo faccia all'interno dei propri siti, è creare una pagina all'interno del sito specificando quali norme sanitarie e di sicurezza la struttura ha preso in considerazione. Noi abbiamo già creato questa pagina per alcuni nostri clienti e abbiamo visto che è diventata immediatamente la pagina più vista del sito. Questo cosa significa? Io vorrei smontare la teoria di alcuni albergatori con i quali mi è capitato di parlare che dicono: io non voglio mettere queste informazioni perché non voglio dare l'idea che il mio albergo diventi una sorta di clinica, una sorta di ospedale. Allora, l'albergo non diventa un ospedale, l'albergo deve però attenersi alle norme che sono create da decreto ministeriale, quindi non è che ce le siamo inventate noi, che partono da un assunto del buonsenso, ok? Quindi queste norme, spiegate nel migliore dei modi, con i dovuti mezzi, senza entrare in ovviamente parole o termini scientifici o particolari, ma spiegando normalmente come si svolgerà la vita in albergo, tale quale come fate al telefono quando ve lo chiedono, è un obbligo, mi sento di dire, uso questa parola forte, inserirlo nel sito, perché le persone cercano quell'informazione e se io non la trovo all'interno del vostro sito, qual è l'assunto che ne traggo? Ne traggo che tu, come struttura, sei totalmente disinteressata a queste tematiche o paradossalmente non ti sei accorto che il mondo è cambiato e potrei anche ipotizzare che se non hai nessun tipo di regola all'interno della tua struttura, potresti non aprire. Perché poi l'idea che mi balena in testa è che non mettendole non te ne preoccupi perché semplicemente potrebbe non aprire la struttura. Quindi avere una pagina dove viene spiegato all'interno della propria struttura e ogni struttura è differente perché ho l'animazione non ce l'ho, ho la piscina non ce l'ho, faccio un buffet o faccio il servito, quindi ognuno ha delle regole differenti, spiegate in maniera tranquilla, omogenea, senza scendere nello scientifico o nel drammatico, spiegare quali saranno le norme di buonsenso all'interno della struttura per garantirgli una vacanza assolutamente piacevole e in totale sicurezza. Questa è una cosa che va inserita sia sul sito internet con una pagina specifica, sia all'interno del vostro CRM nel momento in cui fate i preventivi. E volevo chiedere a Marianna a questo punto come trattare invece questo argomento sui social, quindi nella piazza pubblica che abbiamo a disposizione, che è la pagina Facebook o Instagram della struttura ricettiva.
Certo, diciamo che come dici tu, chiaramente omettere completamente il discorso, l'argomento, le nuove modalità sarebbe un errore proprio assurdo da parte delle strutture proprio perché si perderebbe fiducia nel brand, si perderebbe fiducia nell'albergatore, nella struttura in sé e nel concetto di vacanza sicura. Quindi non pensiamo sempre soltanto ai soliti clienti fidelizzati che vengono da noi da 20 anni e che quindi magari una telefonata ce la fanno anche. Pensiamo anche a potenziali clienti che ancora non avevamo in casa o persone che addirittura ancora non ci conoscevano, ma che si avevano trovato e che quindi erano intenzionati a venire in vacanza da noi, non trovarsi nessun tipo di informazione, nessun tipo di rassicurazione, modalità, disposizioni per questa vacanza sicura, chiaramente io non conoscendoti perdo subito fiducia in te e nella tua struttura. Quindi questo sicuramente è uno dei primi errori che a parer mio farà perdere assolutamente le vendite, assolutamente, se non per i più fidelizzati. Detto questo, infatti, bisognerebbe sicuramente concentrarsi su più fronti. Se prima lo facevamo già, quest'anno ancora di più, bisognerà lavorare sia sul fidelizzato, quindi sui clienti che si hanno in casa, fare in modo di comunicare loro che la loro vacanza potrà essere sempre, comunque, come l'hanno vissuta negli anni scorsi, ma semplicemente sarà un pochino diversa, dovrà essere vissuta con qualche accorgimento in più. Ok, dopo di che bisogna comunque concentrarsi anche su una nuova tipologia di clientela, quindi se prima magari voi come struttura escludevate il turismo regionale andando a concentrare su fuori regione piuttosto che tutta Italia, sicuramente da quest'anno si potrà comunque rivalutare questa tipologia di mercato, perché magari le persone si spostano meno, perché magari l'interesse è un pochino diverso e quindi se penso all'albergatore romagnolo magari non si è mai concentrato più di tanto sul turismo emiliano, da quest'anno sicuramente lo potrebbe rivalutare, quindi anche in termini strategici e l'impostazione delle campagne, sicuramente questa potrebbe essere una soluzione molto molto valida, anche per fare un weekend piuttosto che. Quindi diciamo, Quindi Mari, al di là della Romagna, proprio, però allargando il concetto su base Italia, incentivare il turismo di prossimità, quindi capire vicino alla propria destinazione di appartenenza, quindi dove si è trovato la propria struttura ricettiva, che sia un villaggio, un campeggio, un albergo, un bed and breakfast, capire quale può essere un flusso turistico delle regioni o delle province limitrofe. Questo perché? Perché quello che scatta nella testa delle persone, perché poi è lì che dobbiamo ragionare, in realtà, come sapete, lo diciamo da sempre, il marketing non è nient'altro che psicologia applicata alla vendita. Questo cosa significa? Che se io voglio andare in vacanza, lo voglio fare estremamente in sicurezza. Di conseguenza, potrei prima di tutto valutare posti limitrofi alla mia città o luogo di residenza, perché? Perché se qualcosa dovesse andare storto, perché ovviamente l'ombra di questa attività nella testa delle persone c'è, io in breve tempo riesco a tornare a casa. Quindi se raggiungo una destinazione di vacanza che sta a 2 ore o 3 ore di macchina da casa mia, se anche per mille motivi mi dovessi sentire poco bene, dovessi avere la febbre o comunque dei sintomi da contagio, perché oggi questo è il problema, al massimo in 1, 2 o 3 ore sono a casa mia un'altra volta. Quindi questa attività mi consente di prendere una decisione con leggerezza e questa cosa non è da sottovalutare. Quindi concentriamo le campagne in un raggio chilometrico dove sappiamo che le persone potrebbero scegliere la mia destinazione, vediamo quali tipi di risultati otteniamo in termini di richiesta prima e di prenotazione dopo, e poi ovviamente andiamo ad allargare il raggio d'azione. Come sappiamo, dal 3 di giugno, salvo stravolgimenti, le regioni apriranno. Leggevo stamattina che si sta ragionando sul fatto di aprirne solo alcune dove il tasso di contagio è similare, quindi molto basso, quindi mi viene in mente tutta la parte del centro e sud Italia, quindi non so, dalla Toscana o dalle Marche in giù. Mi auguro che sia una sciocchezza, ma che semplicemente le regioni apriranno come giusto che sia, e successivamente anche i confini diciamo, esteri potranno prendere questa strada. Però finché questa cosa non è ufficiale o non ci troveremo al 4 di giugno non potremo vederlo. Ovviamente ci sarà una riapertura, considerate anche che se non aprono il 3 ma aprono il 10 giugno non cambia assolutamente nulla, perché comunque le vacanze inizieranno, ci auguriamo, dal 15-20 giugno in poi, quindi comunque è un problema che sicuramente sarà in qualche modo risolto. Quindi partiamo stretti. Andiamo a prendere i clienti di prossimità, che è quello che è più facile, diciamo, da convertire, da convincere, da attrarre, e poi piano piano, in base ai risultati che stiamo ottenendo, allarghiamo. Questo ovviamente è uno strumento potentissimo che Facebook ci mette a disposizione, banale nella sua semplicità, è uno degli strumenti che esistono da sempre, ma oggi riusciamo a sfruttarlo al meglio. Quindi è inutile andare a prendere clienti che sono a centinaia di chilometri da noi o che devono prendere un volo.
che magari anche lì il concetto degli aeroporti ancora non si sa quando si apriranno, quindi è più complicato. Diciamo che il turismo su gomma, ecco, per semplificare, il turismo su gomma sarà la farà da padrone quest'anno. E c'è un altro fattore importante. I dati dicono che nel 2019 oltre 8 milioni di italiani hanno fatto vacanze all'estero durante il periodo estivo. Io sono abbastanza certo, mi auguro che una buonissima parte di questi 8 milioni, facciamo 5, facciamo 6 o 7 milioni di persone, quest'anno decideranno di fare vacanze in Italia, magari andando a scoprire destinazioni alla quale non pensavano, che semplicemente hanno riscoperto in questo momento. Quindi abbiamo un piccolo nucleo di persone, quindi 10-12% base Italia, che probabilmente tipicamente andavano all'estero e quest'anno resteranno in Italia. Quindi sicuramente può essere interessante. E anche Certo, lì dobbiamo darli a catturare. Ok. assolutamente sì, assolutamente sì. L'altra cosa chiaramente molto molto importante e anche forse un pochino più complicata da quest'anno sarà un po' riuscire a comunicare nella maniera ottimale tutti i vari cambiamenti che ci saranno all'interno della struttura. Io ho visto in questi ultimi giorni delle cose che veramente mi hanno fatto riflettere molto. Come dicevo all'inizio, non ci sono approcci sbagliati, approcci giusti, sicuramente ci sono approcci migliori di altri, questo senz'altro. Perché ad esempio, pubblicare una comunicazione in cui si dice che la propria struttura è COVID-free piuttosto che distanziamento sociale all'interno della struttura, distanziamento sociale in spiaggia. Fare delle comunicazioni così forti imputano, secondo me, a parere mio, poi dimmi anche tu Marco, ancora più terrore nell'utente che cerca di aspettarsi comunque la solita vacanza un po' da sogno, relax, e comunque sì, vuole sapere che sia una vacanza sicura, però mascherina, guanti, ti misuro la temperatura, diciamo che bisogna comunicare questi concetti in chiave molto più positiva. E non riuscire a cercare di indurre all'interno della mente dell'utente un concetto invece di paura e di dire allora quest'anno in vacanza non ci vado. Quindi Sì, comunque allora. il concetto della vacanza deve sempre passare, cioè deve essere sempre comunque una cosa piacevole, non una costrizione. Quindi diciamo che dimmi. No, dico, lo dicevamo prima, nel senso che dobbiamo spiegare chiaramente quali saranno le regole di ingaggio, diciamo, all'interno della struttura, ma evitando assolutamente terminologia specifica, medica, utilizzata in televisione o utilizzata dai media per creare quell'impasse negativo nella testa delle persone. Quindi in spiaggia non Esatto. c'è il distanziamento sociale, ma in spiaggia c'è maggiore riservatezza per gli ospiti. Gli ombrelloni verranno messi, per esempio, dell'Emilia Romagna, ma lo stesso vale in altre destinazioni, a debita distanza per mantenere da una parte la privacy e dall'altra far vivere un'esperienza in totale sicurezza per l'ospite. È diverso da dire dobbiamo incentivare il distanziamento sociale per evitare il contagio. Sto dicendo la stessa Assolutamente. cosa, ma ovviamente con modalità diverse. Come vale per la montagna? Ne parlavo proprio ieri con dei clienti amici della Val d'Aosta. Ovviamente la montagna ha dei plus enormi rispetto ad altre destinazioni. Quindi se io cerco la libertà e la sicurezza, ho chilometri e chilometri di sentieri nel bosco dove potenzialmente non incontrerò nessuno, ma anche se dovessi incontrare nessuno, ovviamente lo saluterò a debita distanza, dove posso vivere una vacanza in totale, diciamo, isolamento rispetto ad altre persone e in totale armonia con la natura. Quindi dovete vedere quali sono i plus della vostra struttura e soprattutto della vostra destinazione, amplificarli all'ennesima potenza nella vostra comunicazione, ma portando quello che noi reputiamo un problema a farlo diventare un plus, ovviamente senza raccontare storie che non siano veritiere, senza raccontare favole, ma prendendo quello che di buono c'è. Perché oggi, paradossalmente, il fatto di avere una distanza dalle altre persone e vivere la vacanza in serenità è un plus enorme, ma non perché lo sia rispetto al modo in cui siamo abituati a vivere, lo è perché il mondo è cambiato. Quindi se avete a disposizione spiagge enormi, come ci sono in Romagna e in altre destinazioni, questo è un plus enorme. Se avete a disposizione chilometri e chilometri di boschi, dobbiamo raccontarlo. Se avete a disposizione piste ciclabili lungo lago, dove le persone possono fare un'esperienza anche sportiva allo stesso tempo di vacanza, dobbiamo raccontarlo. Quindi prendete tutti i plus che avete a disposizione, sia della vostra struttura, sia della vostra destinazione, e dovete raccontarli dicendo la verità, ma rendendo interessante questo tipo di attività. E questa cosa vale per i social, vale per la campagna email marketing fondamentale, vale nel racconto del vostro sito e vale nella pagina della vacanza in sicurezza che dovete avere all'interno del vostro sito internet. E anche nelle singole offerte, perché torniamo al focus della diretta. Noi oggi dobbiamo vendere, non ci sono più tempi per raccontare, per spiegare, per entrare in sintonia. Adesso dobbiamo vendere. Dobbiamo buttare fuori le campagne, dobbiamo attivare tutti i pacchetti, le offerte dal giorno in cui aprite e
andare incontro alle persone che sono in quella situazione in cui vogliono andare alla vacanza, ma gli serve un minimo di input per farlo. Allora, la prima cosa da fare, lo vedete sul gruppo, vi sto stressando in senso positivo ogni giorno, annunciare la vostra riapertura. Oggi solo il fatto di annunciare il giorno in cui la vostra struttura aprirà i battenti significa ricevere tantissime richieste di informazioni. Vi dico, non parlo per sentito dire, ma vedo i numeri, cioè quando un albergo, un villaggio, un bed and breakfast dichiara la propria apertura, e per me dichiarare l'apertura significa fare un post sui social, sponsorizzarlo, poi Mariano magari ci dà due dritte, preparare una newsletter immediatamente a tutto il database raccontando la stessa cosa e creare una pagina o comunque un annuncio sul proprio sito. Quindi un fuoco incrociato di tre canali, sito internet e newsletter e social media, automaticamente tutti quei clienti che aspettavano questo annuncio come se fosse una sorta di inaugurazione, immediatamente vi chiameranno, vi scriveranno per poter prenotare, perché loro lo volevano fare, ma erano indecisi per capire anche se dall'altra parte questa cosa aveva un senso. Aggiungo un piccolo pezzo che ho visto ieri, molto interessante, poi lascio la parola a Mari, è valutare se avete un audience interessante all'interno della vostra pagina e organizzare magari una diretta per i vostri clienti raccontando quello che sarà la vacanza all'interno della vostra struttura e facendovi vedere. Guardavo proprio ieri una diretta del buon Ralph, del Cavallino Bianco di Ortisei, che ha fatto una live sulla propria pagina dove raccontava l'esperienza, la diretta, anche le scelte difficili, se vogliamo, che hanno portato quella struttura comunque ad aprire per valorizzare i propri collaboratori, i propri clienti, ha avuto un audience enorme e non solo lui, che ovviamente è una struttura importante, ma anche altre strutture che hanno fatto questa cosa. Quindi fare una sorta di annuncio ai propri clienti per assicurarli che in questi mesi si è lavorato talmente tanto per riuscire ad arrivare a questo obiettivo che è la riapertura. Le persone hanno bisogno di guardarvi nella faccia, hanno bisogno di dialogare, come dicevo sempre. Le persone prima scelgono il brand, ma in ultima analisi comprano da altre persone. Quindi anche la diretta, se ben organizzata, dove ci mettete la faccia e parlate con i vostri clienti fidelizzati, può essere uno strumento interessante. Non so come la vedi tu, Marianna. Io sono assolutamente d'accordo, infatti la comunicazione diventa ogni anno sempre, sempre più potente, anche one to one, e si acquisisce proprio una fiducia assolutamente forte in questo senso e anche in termini di fidelizzazione proprio del cliente, diciamo che è una leva veramente potente, assolutamente. In termini di campagne, chiaramente per andare un pochino più nel dettaglio, sicuramente come dicevo prima dovranno concentrarsi su più fronti. C'è una parte di remarketing, quindi per reingaggiare gli utenti e i clienti che sono già stati i vostri ospiti, quindi andare a recuperarli attraverso campagne DM, campagne social, fare in modo che comunque richiedano un preventivo. E in termini di comunicazione, qui cosa bisognerà fare? Semplicemente, e sarà molto più semplice che spiegarlo a un utente nuovo, bisognerà semplicemente mostrargli come cambieranno certe cose a cui magari erano abituati quando facevano soggiorno da voi. Quindi bisognerà semplicemente rassicurarli e fare in modo che vi richiedano un preventivo. Per quanto invece riguarda l'utente nuovo che magari ancora non vi conosce, non ha mai visto la vostra struttura, bisogna riuscire a catturare il suo interesse attraverso dei trigger point, chiamiamoli così, quindi dei punti di ingaggio molto forti che gli suscitano un'emozione e che quindi gli facciano un po', facciano già approcciare al concetto di vacanza. Io faccio un esempio veramente banale. Se io faccio una campagna su Milano, città caotica, in pieno agosto, caldo afoso, caos, smog, gli comparo un'inserzione della mia struttura ricettiva, immersione nella natura, totale relax, coccole, comunque diciamo privacy totale, aperitivo sul terrazzo, tramonto, qualsiasi tipo di immagine che vi può venire in mente in questo momento, cioè è proprio quello che un utente di Milano in quel momento si aspetta. Quindi perché no? Perché io non dovrei richiedere un preventivo poi? Quindi tutti i punti forza che voi avete, bisogna riuscire a comunicarli chiaramente al target giusto. Quindi, in base ai plus, un po' come dicevi tu Marco, della vostra struttura ricettiva, riuscire a capire qual è la strategia di comunicazione migliore e qual è il target soprattutto che fa per voi. Quindi se siete un target per famiglie, un target per coppie, anche riuscire a pensare ad un retargeting per questa nuova stagione non è da escludere, nel senso che se vi siete sempre focalizzati su una formula all'inclusive e per famiglie, ma comunque volete aprire i vostri orizzonti quest'anno, diciamo che non è una cosa negativa, nel senso che comunque ci si può anche un pochino reinventare e riadattare a quello che potete offrire, che avete da offrire tuttora. Quindi assolutamente bisogna fare tutti questi ragionamenti del caso. Altra cosa molto importante comunque
e quest'anno lo sarà ancora di più, sarà lavorare molto sulla riprova sociale. Quindi le recensioni di un ospite che è stato da voi quest'anno varranno 100 volte di più, secondo me, di quelle degli anni passati. Perché il fatto che un ospite lascia una recensione positiva, un'opinione dove racconta come è stata la sua esperienza di vacanza quest'anno, rassicuri anche le persone che non vi conoscono, perché tanto è la prima cosa che vanno a vedere, lo sapete meglio di me. E il fatto che comunichino, che comunque si sono trovati bene, che è stato un soggiorno fantastico, avevano magari anche al di sopra delle aspettative, perché poi chiaramente le aspettative sicuramente non saranno al top quest'anno, probabilmente, ma se poi voi riuscite comunque a conquistarle, a popolarle anche durante il soggiorno, vedrete che sarà tutto di guadagnato e riuscirete anche a farvi una nuova clientela, probabilmente che forse prima non avreste nemmeno avuto. Come facciamo però a farci conoscere in questo modo? Bisogna puntare molto sulla visibilità. Quindi io non solo parlo di campagna di vendita effettiva, che comunque dopo andremo a vedere nel dettaglio, ma parlo anche di visibilità del brand, della struttura, recensioni, riprova sociale e anche infoltimento un pochino del database. Abbiamo visto in questi ultimi giorni dei costi di conversione pazzeschi, veramente bassi per acquisire dei lead iscritti poi alla newsletter, perché chiaramente tutti poi si aspettano di sapere quando aprirete, che modalità ci saranno, come si stanno muovendo in generale le varie regioni, ognuno ha la propria comunicazione. Questa è stata una cosa veramente bellissima, il fatto che comunque gli utenti si aspettano e non vedono l'ora di sapere maggiori informazioni da voi. Per me è stata una cosa bellissima. Ma guarda, sulla riprova sociale mi hai stimolato un ragionamento molto interessante, che in realtà lo facevo già anche nei giorni scorsi con alcuni clienti. Ovviamente, allora, sul fatto che sarà una stagione complicata, difficile e tortuosa, siamo tutti d'accordo, no? Che è impossibile pensare il contrario. Nel momento in cui però si decide di partire, dovremmo essere preparati al fatto che tante prenotazioni, per quanto noi pianifichiamo, facciamo attività e questo lo dobbiamo fare, arriveranno sempre più sotto data. Quindi non sarà strano vedere degli ospiti che ci contattano il giovedì sera per arrivare il sabato mattina o addirittura il venerdì per il sabato stesso. Quindi questo sarà, era la normalità, se vogliamo, in certe destinazioni, anche in un mondo normale, lo sarà ancora di più oggi perché ovviamente si innesca un meccanismo per il quale il cliente sa che comunque il posto c'è, contatta all'ultimo secondo e decide di partire. Bene, se questa cosa è vera, e sicuramente lo sarà, avere delle recensioni positive dell'esperienza all'interno della vostra struttura in quest'estate 2020, dei primi ospiti, sarà fondamentale per andare a riempire i periodi successivi. Quindi se voi inizierete ad avere degli ospiti a metà giugno, a fine giugno, i primi di luglio, le recensioni di quegli ospiti lì saranno la benzina e il motore per dare conferma a tutte le altre persone che arriveranno le settimane successive. Proprio perché la pianificazione dell'evento sarà sì fatta nel migliore dei modi, ma come dicevamo, molte richieste arriveranno sotto data, ricevere delle recensioni dai primissimi clienti saranno spendibili per tutta la stagione nei giorni successivi. Quindi quella recensione io la devo mettere ovunque. Prima di tutto devo ovviamente prenderla positiva e lì sarà parte del lavoro della struttura che sicuramente sarà ben fatto, ma poi prenderla, utilizzarla sui social, utilizzarla sulla newsletter, metterla nella pagina vacanze sicura, cosa che oggi non possiamo fare perché i primi ospiti ancora non sono arrivati, quindi ovunque far capire a chi dovrà ancora prenotare che la vacanza 2020 all'interno della vostra struttura è altrettanto bella, efficace e interessante come lo era nel 2019. Quindi quello sarà veramente una materia, un contenuto di estremo pregio perché fa capire alle persone che ancora devono venire che chi prima di loro ha già fatto quell'esperienza sostanzialmente dà una sorta di via libera. Quindi sarà fondamentale chiederlo. Questo perché le prenotazioni arriveranno sotto data e quindi dobbiamo vivere, non dico la giornata, ma abbastanza ravvicinate, no? Quindi faremo una base di richieste, di una base di prenotazione, ma poi tante cose le andremo a vendere sotto data. Quindi il ragionamento di Marianne è assolutamente in linea, ma va sfruttato. Cioè, quindi chiederle, chiederle, chiederle e una volta che le riceviamo, sfruttarle per tutti gli ospiti che sono decisi e stanno arrivando. Ok. Assolutamente sì, diciamo che come dicevo all'inizio bisogna lavorare un pochino in sinergia di strumenti, quindi sia che si parli di offerte, sia che si parli di campagne, sia che si parli di riprova sociale, quest'anno ancora di più bisogna far lavorare gli strumenti assolutamente insieme, perché altrimenti da soli non ci si riesce e si farebbe troppa fatica, si investirebbe, si brucierebbe probabilmente troppo budget, mentre diciamo che l'Unione ha sempre fatto la forza e quest'anno la farà ancora di più. Quindi più strumenti si avranno a disposizione, più risultati si riusciranno a vedere, assolutamente. Quindi io entrerei un pochino nel merito, non so Marco se sei Rispondo d'accordo. giusto a una domanda di Luca che ha fatto poco prima. Ovviamente adesso Mariana ci farà vedere alcune tipologie di campagne che funzionano, quindi quale attività marketing di vendita spinta, quindi in questo caso come proporre al cliente l'attività
commerciale, e ovviamente l'assunto principale è che queste attività vanno sponsorizzate, quindi non possiamo fare attività senza pensare di mettere del budget. Questo lo dico come discorso generale, siamo in un momento in cui sapete meglio di me che Facebook è diventato assolutamente un media a pagamento, quindi la comunicazione, il video, la diretta va benissimo, ma quando si tratta di vendita, quando si tratta di attività di marketing per andare a intercettare un cliente, per riempire quella specifica settimana, diventa obbligatorio, quindi non c'è la possibilità di non farlo, di investire un budget, piccolo o grande che sia, in base all'audience che volete raggiungere, il numero di camere che dovete vendere, ma dobbiamo investire una parte economica per sponsorizzare assolutamente i nostri contenuti. Quindi quello che adesso vedremo con Mariana saranno tutti i contenuti che andranno sponsorizzati con dei budget, e dovremo tenere in controllo la leva, quindi quanto spendo e quanto sto incassando. Quindi la regola aurea della leva commerciale tra l'investito e il ritorno rimane sempre, però l'attività va fatta con del budget, su quello diciamo non è in discussione come argomento. No, assolutamente, anche perché quest'anno forse più di prima senza budget si farà veramente ancora più fatica, più che altro per un discorso di recupero delle richieste di preventivo che magari non sono arrivate negli ultimi 2 mesi. Quindi sicuramente tutto quello che è stato perso fino ad ora, perché ovviamente oggettivamente è stato perso, bisogna cercare di recuperarlo. Stando fermi, nel senso che non si investe su comunicazioni e non si investe su tipologie di campagne di un qualsiasi tipo, chiaramente tutta la parte persa si farà veramente fatica a recuperarla. Diciamo che è un aiuto in più, un incentivo in più, e non escludo che stai iniziando a portare ottimi risultati, sia da chi investe budget più piccolini, sia che magari si può permettere di investire già dei budget un pochino più grossi. Comunque lo vedremo, per come sono quel dato lì, in modo tale che non si sente escluso nessuno, insomma, perché chiaramente poi ci sono anche più canali. Io vi mostrerò semplicemente una parte dedicata alle campagne Facebook, in modo tale proprio da darvi una panoramica generale. Sì, mentre ti prepari rispondo a una domanda di Davide che è sicuramente interessante sul concetto delle politiche di cancellazione. Ovviamente anche questo è un tema che è cambiato drasticamente, no? nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, perché siamo entrati in un mondo nuovo implica regole nuove. Allora, parlando con tantissimi albergatori, il consiglio che mi sento di dare è questo: alcuni hanno scelto di fare una politica di cancellazione dove tu prenoti, mi versi la caparra e fino a 15 giorni prima puoi disdire senza problemi e io ti do il famoso voucher di pari importo della caparra che puoi spenderlo nell'anno in corso se ci sono i giorni o nell'anno successivo. Allora, ovviamente qual è il tema? Se il cliente non dovesse venire 15 giorni prima o 7 giorni prima, oggettivamente alla struttura cosa cambia? A mio avviso non cambia nulla, nel senso che quanti mai saranno che prenotano, versano la caparra e poi disdicono? Disdicono quelli che hanno veramente un impedimento fisico, quindi hanno avuto un problema in famiglia, hanno avuto un problema lavorativo, quindi potrebbe essere un numero, diciamo, contenuto, non saranno numeri importanti. Allora, se dobbiamo spingere in questa leva, io direi di non dare 15 giorni, ma diamone comunque 7, perché il percepito nella testa delle persone è quello che io fino a 7 giorni prima non perdo nulla, non ho nessun vincolo. Perché poi potrebbe succedere che io vi contatto al 13° giorno, vi dico che non posso venire perché è un vero impedimento e voi comunque mi date il voucher. Allora, questa cosa qui da una parte vi fa onore perché, diciamo, andate in deroga a una regola che avete dato, ma dall'altra, a livello comunicativo, a livello marketing, ci siamo persi tutte quelle persone che magari quei 15 giorni gli sembravano troppi. Quindi il consiglio che do ai clienti con cui mi capita di parlare o che ho in consulenza, quindi analizziamo questi dati, è: mettete comunque 7 giorni. Gli dite che comunque c'è il voucher, glielo dite da subito, quindi non verrà restituita la caparra, ma verrà dato un voucher di pari importo, spendibile l'anno in corso, nell'anno successivo, e a quel punto con 7 giorni abbiamo una leva marketing in più da spendere sui social, nelle newsletter, in ogni singola offerta. Questo è il consiglio che mi sento di dare, poi come sempre ogni struttura deve fare i conti con la propria realtà, però tra 7-15 giorni non cambia molto in termini assoluti, al netto solo delle persone che veramente avranno un impedimento. Ok, vedo che Marika hai condiviso lo schermo e parti pure. Ok. Non so se riuscite a vedere. Sì. Ok. Allora, diciamo che quindi nel primo periodo noi abbiamo fatto alcuni test su dei clienti un pochino più strong, nel senso che non si sono assolutamente voluti fermare, quindi abbiamo, diciamo, mantenuto una prassi di comunicazione aperta con gli ospiti e con la fanbase e con la community, quindi ci siamo occupati di lead nurturing, quindi di alimentare un pochino quelli che erano
i nostri fan e la nostra audience e fare in modo di nutrirli con dei contenuti, un po' come dicevi anche tu all'inizio Marco, coinvolgenti, quindi fare delle dirette, coinvolgere l'animazione della struttura e quindi mantenere comunque la fan base molto molto attiva. Quindi c'è stata poi tutta una parte di community management in cui comunque anche proprio le strutture comunicavano a tu per tu con i propri ospiti, con i propri utenti che magari ancora non si conoscevano, e quindi questo è stato veramente molto molto bello, una comunicazione assolutamente forte, e non c'era un commento che non aveva una risposta da parte dell'albergatore. In questo vi faccio i complimenti perché so che è un lavoro, so che porta via tanto tempo, ma i risultati poi nel tempo si vedono assolutamente, assolutamente sì. Poi questo comunque non solo è bello da vedere, ma anche proprio per Facebook, per come lavora l'algoritmo, sicuramente verrete premiati, perché più una pagina è attiva, più l'algoritmo si ottimizza e anche la reach organica della pagina, quindi la copertura, il numero di persone raggiunte aumenta, e quindi tutto di guadagnato per voi per questo. Abbiamo lavorato sul database, come dicevo, quindi abbiamo infoltito un pochino il discorso delle liste, delle newsletter, quindi anche qui abbiamo aperto un nuovo canale di comunicazione che per alcuni utenti ancora non c'era, e come dicevo i risultati sono stati davvero ottimi. Poi ci siamo concentrati in un momento di ripresa durante la fase 2, chiamiamola così, come è stata chiamata un po' da tutti, e ci siamo concentrati sul traffico al sito, perché aveva già creato questa pagina di atterraggio di cui parli tu Marco, quindi di rassicurazione. Sì. E ci siamo concentrati su delle campagne che potevano veicolare sia l'utente nuovo che non si conosceva in questa landing page, dove l'utente poteva leggere tutte le varie informazioni sulle nuove disposizioni, la nuova carta 2020, sia le persone che già ci conoscevano, quindi fidelizzati. A quel punto si sono messe in atto delle strategie un pochino più strong. Quindi abbiamo attivato campagne di conversione che sono finalizzate proprio alla vendita delle camere, quindi all'aumento di richieste di preventivo, sia campagne di remarketing, perché chi si era concentrato sulle campagne di traffico al sito già dall'inizio per mostrare i punti forti delle strutture ha avuto la possibilità di fare un remarketing molto molto forte su chi aveva visitato determinate landing page del sito, sezioni, menu, eccetera eccetera. Quindi diciamo che sono partiti con un piede, diciamo, più avanti forse rispetto agli altri, e diciamo che i risultati effettivamente ci sono stati. Quindi diciamo che questa è stata un pochino la strategia per come è stata impostata in questo periodo, in questi ultimi 2 mesi, e i risultati effettivamente ci sono. Sì, cioè è importante comprendere l'approccio, no? Perché a volte si fanno campagne così al sentimento, oppure si fanno un po' in casa. In realtà ogni momento di questo maledetta situazione che abbiamo vissuto aveva un messaggio, una strategia comunicativa completamente diversa dal momento successivo. Quindi si è andati per step, e l'unica metrica è capire come risponde il mercato. Quando il mercato risponde bene, allora possiamo andare a spingere, e oggi siamo in quella fase lì, siamo in una fase un pochino avanzata dove si è riaperto il mondo, le richieste arrivano. Ovviamente tra la richiesta e la prenotazione ci sarà un'altra intercapedine di tempo dove le persone devono decidere, ma sarà sicuramente più stretta, più breve, più corta, più immediata rispetto a quanto magari era nei periodi invernali dove le persone si prendono un pochino più di tempo. E quindi ogni momento una strategia diversa. Adesso dobbiamo spingere, dobbiamo investire in advertising, misurandone sempre costo conversione e soprattutto ritorno economico in termini di fatturato e di vendita camere. E legato a questo, vedo che Mariana hai anche una schermata legata agli andamenti. Sì, perché come dicevo prima è tutta una sinergia, e questa collaborazione tra i vari strumenti è una cosa bellissima. E questo è uno spaccato di Mr. Freno che ci mostra l'andamento del mercato in tutta Italia durante il periodo che va dal 1° gennaio 2020 al 20 di maggio di questa settimana qui. E come potete vedere ci sono due flussi, quello blu che è l'andamento delle richieste di preventivo, che forse è la cosa più bella da vedere adesso, e quello in grigio che è l'importo confermato, che è la cosa che in realtà poi ci interessa di più. Quindi diciamo che chiaramente i primi mesi, quindi gennaio, febbraio e inizio di marzo, erano partiti bene come gli anni scorsi, più o meno chiaramente. Poi c'è stato un calo assolutamente, quasi da arrivare allo zero nei mesi di lockdown, ma questo è fisiologico, ce lo siamo detti, l'ha detto anche Marco, comunque l'hai detto anche tu prima. Era difficile pensare a un concetto di vacanza nel momento in cui ancora si era chiusi in casa, non si poteva nemmeno andare al bar a prendere un caffè. Era più che altro, si vedeva come un sogno irraggiungibile.
chiaramente dal 6 di maggio c'è stata una piccola ripresa e dal 18 c'è stata l'impennata delle richieste di preventivo. Quindi ti confermo anche io da questi dati che proprio il 18 di maggio è stata una data assolutamente decisiva. Quindi l'andamento si sta riprendendo assolutamente sia in termini di ricavo sia in termini di richieste di preventivo e speriamo che il grafico possa ritornare se non superare le richieste di gennaio, questo Sì, senz'altro. esatto, questo Però grafico che dicevamo prima è un grafico di dati aggregati, base Italia, quindi strutture veramente dalla Val d'Aosta alla Sicilia e diciamo che la curva, visto che in questi mesi se ne è parlato tanto di altre tipologie di curve, ma la curva che interessa a noi è abbastanza chiara, quindi le richieste sono ripartite. Considerate che quell'impennata è stata fatta veramente in 24 ore o 48 ore dal 18 di maggio, perché questo schema si ferma al 20, quindi comunque 48 ore dopo il libera tutti e la curva è partita proprio con un'impennata, non la chiamerei neanche curva, ma è proprio una verticale. Ovviamente adesso, come dicevo prima, deve passare questo periodo cuscinetto, questo intercapedine, per far aumentare le prenotazioni. Seppur, come vedete, sono cresciute anche le prenotazioni, che ovviamente erano figlie di richieste fatte in precedenza, ma congelate, ferme lì, perché le persone hanno fatto la richiesta, hanno ricevuto il preventivo, poi non l'avevano confermato, ovviamente per paura, per insicurezza, per incertezza di quello che sarà. Quindi questo dato è molto interessante. Magari mi prenderò l'impegno insieme anche a Stefano Lucchi, un ragazzo che lavora qui in azienda con noi, che si è occupato di gestire questi dati, di aggiornarvi magari con cadenza quindicinale o settimanale di come questa curva sta andando avanti, perché ovviamente può essere di buon auspicio o comunque dare un po' di energia in più a tutte le strutture che hanno deciso di aprire, gli imprenditori che hanno deciso di affacciarsi a questa stagione estiva per capire un po' la curva, come si sta muovendo. Il dato è molto positivo, ovviamente è iper positivo rispetto ai mesi precedenti, ma i mesi certo. precedenti non possono essere un periodo di riferimento perché era, ovviamente, non c'era curva, era calma piatta. Però Sì. vedete come la voglia di vacanza di chi è veramente convinto è esplosa. Dall'altra parte, discorso di prima, chi scrive oggi, chi vi chiama oggi è iper consapevole del tipo di soggiorno che farà e in che mondo farà quel tipo di soggiorno. Quindi il consiglio è stategli vicino, rispondete ancora prima di quanto facevate in un mondo normale. Se c'è un numero di telefono, chiamatelo, cioè le persone vogliono essere contattate al telefono, vogliono essere rassicurate, perché per quanto il vostro preventivo sarà perfetto con tutti gli strumenti che avete, a supporto una telefonata sarà sempre comunque il miglior messaggio che potete dare a queste persone per spiegargli come i loro figli, i loro mogli, i loro mariti o i loro parenti potranno vivere un'esperienza positiva all'interno della vostra destinazione prima, della vostra struttura dopo, anche in un mondo che, ahimè, è cambiato, con il quale ci dobbiamo convivere. Certo, e riprendo un Dei attimo il casi discorso studio. infatti anche di prima, esatto, i casi studio che vi porto chiaramente sono riferiti sia a fatti di mercato che possono riguardare il mondo hotel e mi sono messo anche un esempio di un campeggio, questo perché? Perché chiaramente ogni struttura può avere una strategia a sé in base anche ai propri punti di forza, anche i propri punti deboli, abbiamo scoperto tante bellissime cose per riuscire a catapultare, a traslare un punto debole e in realtà trasformare in un punto di forza. E quindi diciamo che sono delle strategie che si possono applicare davvero a tutte le realtà possibili. Poi chiaramente ognuna con le proprie modifiche, ognuna personalizzata, ma anche in base alla possibilità di investimento. Quindi diciamo che sono strategie costruite su misura e che comunque possono portare veramente dei risultati. Hai degli esempi da farci vedere più specifici? Sì. Ok, vai. Allora, questo è un esempio di un hotel che dal 17 aprile, quindi proprio ancora eravamo all'interno della fase di lockdown, fino al 21 di maggio, quindi è andato aggiornato questa settimana qui, i ricavi nella vendita camere tramite solo ed esclusivamente le campagne Facebook sono di 5.877,50 euro, numero di prenotazioni confermate 7, con una base di investito in campagna Facebook 256 euro. Quindi come potete vedere il ritorno sull'investimento oggettivamente c'è. Come diceva Marco, come dicevi tu prima, infatti chiaramente non si può non investire in questo momento, nel senso che sì, sette prenotazioni non sono tante, non sono quelle che ti riempiono la stagione, però con 256 euro oggettivamente questo albergatore ha ottenuto sette prenotazioni che fino a prima non aveva. Quindi chiaramente è una dimostrazione del fatto che il mercato sta iniziando comunque a muoversi e sta iniziando a ingranare e le richieste di preventivo comunque stanno aumentando. E
e la gente vuole andare in vacanza, quindi anche il fatto che ci siano queste 7 prenotazioni è un numero veramente, veramente positivo, che lascia pensare tanto, nel senso che se in questo primo periodo comunque ci sono delle persone convinte di voler andare in vacanza all'interno di una struttura ricettiva, se poi ci si aggiunge una sinergia di strumenti, di comunicazione, di riprova sociale, vedrete che questo numero salirà assolutamente, assolutamente sì. Sì, ogni giorno mi auguro che quella curva continui a salire per come giusto che sia, perché poi chi è rimasto fermo e vuole andare, adesso poi nel breve tempo farà tutto quello che deve, quindi si concentrerà tutto. Certo, esatto. Poi chiaramente io ho preso un esempio di un hotel sia del nord, quindi del Veneto, sia un hotel del centro sud Italia, e quindi questa è anche proprio dimostrazione del fatto che il luogo di destinazione non incide nemmeno poi così tanto. Se si pensa che ci sia questo terrore nascosto di andare in vacanza al nord, ve lo posso scongiurare, ma non perché lo penso io, ma proprio perché me lo dicono i dati. Quindi se avete paura anche per questo, partite dai dati, perché chiaramente sono quelli che hanno la verità in tasca, nessun altro può averla. Quindi fate piuttosto ricerche di mercato, ma indagate assolutamente sì, e sulla base di quello che ricavate cercate di capire quale può essere il vostro target e quale tipologia di strategia puoi adottare. Questo è un consiglio che voglio dare assolutamente a tutti. Questo è un altro esempio, come potete vedere qui l'investito è un pochino più alto perché si parla di 1.355 euro in 21 giorni, dal 1 di maggio al 21, quindi proprio diciamo allo stremo della fase dei gratuiti, se così vogliamo chiamarla, ma i ricavi, come potete vedere, sono nettamente proporzionali, quindi su un investito di 1.300 euro ce ne sono 10.000, quasi 11.000 di ricavi. Prenotazioni, pari numero, sempre 7, questo nel giro di 20 giorni. Quindi qui vedete come la ripresa è veramente, veramente forte, nel senso che chiaramente sì, bisogna essere disposti a investire, io questo non smetterò mai di dirlo, però chiaramente anche qui ci sono quasi 11.000 euro di prenotazioni che prima questo albergatore non avrebbe avuto. Come potete vedere si parla sempre di sinergia di strumenti, se non ci fosse stato un sito di atterraggio che mi spiegava effettivamente come sarebbe stato il soggiorno, e fare in modo che io lo potessi prenotare in totale sicurezza, se non ci fosse stato anche Mr. Preno che mi dava la conferma di questo dato, perché comunque il ricavo, non so se lo riuscite a vedere, è qui in basso, e quindi ho un dato oggettivo sull'investito e sul ricavato, non avrei potuto ottenere questi risultati. Quindi la potenzialità di questi strumenti è veramente altissima, bisogna semplicemente saperli sfruttare al meglio, avere le competenze ovviamente. Ma soprattutto la cosa fondamentale è una strategia che c'è alla base. Non si può partire e dire, bene, allora domani inizio a fare campagne, vendo, 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 compra, 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 prenota, 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 perché non funzioneranno assolutamente. Quello che io ho detto prima, di tutta la parte di nutrimento dell'audience, condivisione di contenuti, ingaggio, riprova sociale. Non sono sciocchezze, nel senso che sono forse la cosa che sposta di più, che fa convertire di più. Poi chiaramente le conversioni, quindi le richieste di preventivo, la prenotazione effettiva deriva da campagne mirate? Assolutamente sì. Ma con l'utente lì abbiamo ingaggiato in altre tipologie di campagne, ma soprattutto quell'utente lì può anche aver effettuato una conversione indiretta, ovvero cosa fa? Guarda un post su Facebook, guarda le nostre comunicazioni, poi organicamente, quindi di sua spontanea volontà, va sul sito, vi chiama, richiede un preventivo e a quel punto quella conversione risulta una conversione indiretta in cui Facebook ha inciso. Se non ci fosse stato Facebook, se questa persona, questo utente non vi avesse visto all'interno della piattaforma, chiaramente non vi avrebbe nemmeno conosciuto e quella richiesta di preventivo non l'avreste nemmeno portata a casa. Poi chiaramente dopo sta a voi giocarvela più o meno, meglio che sia, però diciamo che è proprio una sinergia di strumenti ed è quello che fa la differenza. Ottimo, bene. E hai altri E esempi? poi un po' O... avanti, sì, ne ho un altro, ma mi è andata avanti la slide, eccola. Ok, questo è un campeggio invece. Come vedete l'investito è un pochino più basso rispetto a quelli che abbiamo visto prima, quindi si parla di 115 euro. E questo è l'esempio di campagna portata avanti dal 28 di aprile al 20 di maggio e i ricavi della vendita, delle sistemazioni, perché qui non si parla di vendita camere, essendo un campeggio, sono di 2.442 euro per un totale di 3 prenotazioni. Anche qui comunque vediamo che anche la parte del camping si sta iniziando a muovere e che il mercato risponde molto molto bene. Quindi abbiamo visto tre tipologie di investimenti completamente diversi, poi chiaramente anche lì la base di investimento va studiata sulla base della tipologia di struttura, vantaggi, posizionamento,
ci sono tante metriche da considerare prima di buttare giù un piano di investimento ed azione, questo senz'altro. E più si studia una strategia, chiaramente più i risultati che si ottengono possono essere veramente migliori. Quindi diciamo che questi erano tre esempi per farvi capire che tutti voi potete iniziare a fare comunicazione se non l'avete ancora fatto, potete iniziare a spingere se non l'avete mai fatto, e che è il momento di dare un po' di gas, nel senso che questo è veramente il momento giusto, i più coraggiosi hanno già iniziato ad avere i risultati, ora tocca anche a voi. Diciamo che un po' l'obiettivo di questo mio intervento è proprio questo, dirvi che se volete riaprire, volete ripartire, siamo a pelo, nel senso che bisogna iniziare proprio adesso per riuscire ad avere, come dicevi tu Marco all'inizio, una sorta di break even in modo tale da mantenere attivo sia le entrate, sia i flussi, sia i ricavi, sia riuscire a garantire un soggiorno adeguato ai propri ospiti. Quindi diciamo che gli obiettivi su cui bisogna lavorare sono assolutamente questi. Perfetto. Quindi quello che ho detto prima lo ribadisco ancora, le campagne spot attivate così con ci butto dentro 200 euro e mi arrivano 70 richieste di prenotazioni, di preventivi, possono anche funzionare, ma sarà molto più difficile convertire quelle 70 richieste di preventivo in anche semplicemente 5 prenotazioni, 5 camere vendute, proprio perché manca tutta una base di strategia, di comunicazione che non è mai probabilmente stata fatta. Quindi bisogna fare comunque le cose con criterio, ma anche perché altrimenti si brucierebbe del budget inutilmente. Quindi buttare via 200 euro in questo momento non mi sembra assolutamente il caso. Quindi bisogna veramente fare le cose ragionate, pensate bene con la testa e soprattutto investire del budget, non sprecare e non buttare via, si parla proprio di investire. Quindi io do 200 euro a Facebook perché so che poi Facebook me ne ridà indietro n numero. Quindi comunque il ritorno sull'investimento ci deve essere, perché altrimenti sapete meglio di me che il gioco non vale la candela, questo senz'altro. Altra cosa su cui vi dovete ricordare di lavorare, chiaramente sono i punti forti della vostra struttura ricettiva, ognuno ha i propri punti di svantaggio, bisogna cercare di comunicarli comunque al meglio. E se fino ad ora comunque siete rimasti un pochino immobili davanti a quello che stava succedendo, a tutti i cambiamenti, vi dico è il momento di riaprire tutto, se avete deciso di riaprire, perché proprio siamo arrivati, insomma, bisogna iniziare a dare un po' di gas. Sì, sì, assolutamente, i giorni dell'attesa sono finiti, se dovete ripartire oggi, come dicevamo all'inizio, dobbiamo assolutamente avere il massimo numero di riempimento possibile in funzione della sostenibilità economica della struttura. E le persone hanno dei tempi decisionali molto molto brevi, quindi nel momento in cui riusciamo a intercettarle, se il prodotto e il prezzo è in linea con le loro aspettative, sicuramente mi aspetto delle conversioni in tempi ragionevoli o molto molto brevi, si parla di giorni. Quindi sarò curioso di rivedere quel grafico, Marianna, che guardavamo prima, che si è avuto un impennato ovviamente di richieste. Mi auguro e sono certo che nei prossimi giorni o nelle prossime settimane vedremo un'impennata anche delle conferme, delle prenotazioni in rapporto al numero di richieste. Le richieste stanno continuando a salire, tanto tutti i giorni vediamo i dati, anche perché nel momento in cui ogni struttura riaccende i motori sta in realtà comunicando tramite i social, tramite newsletter al mondo che quella destinazione, quella singola struttura sta riportando. Lo scrivevo qualche tempo fa, qualche giorno fa sul gruppo, è il concetto del mercato, no? Se sul mercato ci sono tante bancarelle, tanti venditori, allora arriveranno anche tanti clienti. Ma abbiamo vissuto prima in un mondo dove il mercato era completamente vuoto, nessuno promuoveva e vendeva niente e di conseguenza anche gli acquirenti restavano a casa. Adesso si innesca quel meccanismo a catena, dove io vedo che riaprono tante strutture, riaprono tante destinazioni, impatto su tante attività di marketing e quindi inevitabilmente risveglio la voglia di andare in vacanza sia per me sia per la mia famiglia. Poi molte richieste vedo, lo faccio una domanda aperta sul gruppo, stanno arrivando per l'ultima settimana, le ultime due settimane di agosto, dove l'ultima di agosto storicamente non era neanche così semplice da vendere, perché ovviamente il sentimento naturale delle persone è prenoto o vado in vacanza nel periodo più lontano possibile rispetto alla data di oggi, no? Perché tra 60 giorni questo mostro non ci sarà più o sarà ridotto ai minimi termini. Quindi fare grande attenzione a quella settimana perché potrebbe riempirsi in tempi forse più veloci di altre, e quindi lo dico, non sono un esperto assolutamente di revenue, ma se dovete fare offerte o proposte ragionate in base all'occupazione di quelle settimane lì dove potrebbero essere più calde. E la vera sfida dove a mio avviso bisogna mettere il maggior
numero di investimenti e fare maggiore attenzione sarà il mese di luglio. Il mese di luglio, secondo me, è la sfida un pochino più grande perché saranno i primi, insieme a fine giugno, metà giugno, andare in vacanza, quindi riempire quello o comunque lavorare bene a luglio significherà fare un bel agosto o comunque un agosto, chiamiamolo, sostenibile. Quindi dai dati che vedo, il maggior numero di richieste di prenotazione stanno arrivando indicativamente dal 23 di agosto ai primi giorni di settembre. Quindi almeno sulla carta sarà il periodo più semplice, chiamiamolo così, da vendere. Tutto il resto sarà una bella sfida. Luglio sarà il periodo che deciderà un po' l'andamento della struttura. Ecco, quindi se dovete mettere un euro oggi, mettetelo su luglio o anche su giugno, anche se in realtà chi chiede giugno è iperconsapevole, cioè vuole venire perché ha una finestra di possibilità, perché è convinto, perché la vostra struttura è in prossimità della sua destinazione. Non so se riusciamo a convincerlo con le ads, facciamo degli esperimenti, perché poi i numeri la parlano sempre da padrone, facciamo il massimo anche su quel periodo lì, dove il paradosso è che a giugno ho un prezzo più basso, ma l'advertising costa uguale, quindi la mia leva ovviamente non esplode. Agosto il discorso cambia, tariffa più alta, l'advertising, ovviamente il suo costo click è quello e quindi la leva migliora. E luglio è un po' la sfida, quindi se riusciamo a fare un buon luglio, mettiamo in cascina un pochino di fatturato e poi tendenzialmente agosto sarà comunque difficile, ma un pochino più facile a mio avviso rispetto a luglio, anche perché nel frattempo tutta la parte di paura, oddio, le mascherine, la parte epidemiologica si sarà rasserenata, le persone entreranno ancora di più in questa modalità di nuova vita e quindi agosto mi auguro e penso che sia un pochino più semplice quantomeno sul blocco emotivo delle persone di richiedere la vacanza in quel periodo. Quindi spingere su giugno, magari sul cliente abituale, grande attenzione, investimenti focus su luglio e su agosto, dove magari possiamo avere una marginalità maggiore, attenzione all'eventuale riempimento dopo il Ferragosto, perché se serve si dà una ritoccata alle tariffe o si tolgono eventuali promozioni che potreste aver fatto. Ok? Mari, io direi che ci sei stata molto molto esaustiva e abbiamo ancora praticamente tutte le persone collegate dal primo minuto, quindi non si è staccato praticamente nessuno, ancora 160-170 persone con noi, sono le 11:05, io direi che abbiamo fatto il nostro bene anche oggi, se poi Certo. ci sono domande nei commenti alla quale non hai risposto possiamo rispondere sia io che tu per competenza direttamente nella chat. Il video rimarrà ovviamente in pagina, quindi chi lo se lo vorrà rivederlo potrà rivederlo nei prossimi giorni e magari nelle prossime settimane, come promessa, sarà quella di condividere un po' dei dati aggregati per capire come si sta modificando il mercato giorno dopo giorno. Sì, poi Ok. io mi prendo l'onere di lasciarvi anche magari un documento riassuntivo un po' di quello che ci siamo Giusto? detti, un PDF scaricabile, magari lo metti nel gruppo, Sì, così esatto, avete un Mariana ha po'. preparato una sorpresa per voi, nel senso che tutto quello che ci siamo detti, oltre ad averlo in formato video, quindi il video resterà in pagina, poi lo caricheremo sul nostro canale YouTube, e ha prodotto anche un documento scritto, quindi un PDF dove va a rielencare per punti tutto quello che ci siamo detti, in modo che vi rimanga un documento scritto, un canovaccio da seguire se volete applicare le strategie di cui abbiamo parlato, e direi che entro sera assolutamente lo pubblico sul gruppo in modo che tutti lo avranno a disposizione. Bene, io vi ringrazio tutti e ringrazio soprattutto te, Marco. Grazie a te Mari, buon lavoro a tutti e in bocca al lupo per questa stagione. Ciao. Ciao, ciao.